Qui aspettiamo di fare un'intervista con Claudio Santamaria. È un po' difficile, ci hanno detto che non ci vogliono accreditare perché insomma vogliono soltanto quelle TV importanti, ma insomma più importanti di web TV come CDB, attenzione, parliamone. Vi prometto che ce la faremo. Intanto facciamo una preghiera. Santamaria, prega per noi. I nostri Irish Stylist, andiamo subito a conoscerli. Ciao, Antonio Cofoni, Compagnia della Bellezza Cosenza. Salve, Renato Corvino da Napoli. Allora, mi chiedevo, dato che comunque la vera cronaca, la cronaca quella un po' più intima è affidata a voi, sapete dirmi, proprio così, sono curiosissima, cosa ci sta dentro le stanze di sti hollywoodiani, di queste nostre figure irraggiungibili? No, diciamo che non lo possiamo dire. Comunque di cose strane ce ne stanno tante, però non possiamo dire, non possiamo fare i nomi. Ah, bene, quindi non posso sapere la forma, la capienza. Ma le capienze, guarda, sono abbastanza regolari, però di cose strane purtroppo non ne possiamo parlare. Ah, quindi si mantengono regolari qui? Sì, sì. Bene, bene, invece tu, gli oggetti più strani, cosa che sono stati individuati? Io in questo momento qua farei lavorare un po' la fantasia di ognuno di noi, però di cose strane sono state viste, ma non poche, tante, eh. Beh, ma quando tu hai visto queste cose strane, sei rimasto atterrito o hai fatto l'indifferente perché ovviamente dovevi far capire che eri tranquillo? No, immaginavo se potevo anche io far parte di queste cose strane, a dire la verità. Bene, bene. Attenzione, io una cosa strana l'ho trovata in una camera di albergo. Cosa? Un cadavere sotto al letto, perché sono stato a pettinare Cristiana Dell'Anna e Salvatore Esposito, Jenny e Patrizia di Gomorra, e lì ci ho trovato un cadavere, ragazzi. Beh, e come hai reagito? Adesso voglio sapere come hai reagito. Ah no, tranquillamente, ho fatto il mio lavoro, ho fatto praticamente i capelli perché mi ero sbiancato, ho detto qua mi fanno cadavere anche a me, è meglio che presto il servizio al massimo della mia professionalità. Quindi meglio rigar dritto, diciamo. Sì, con loro è meglio rigar dritti, ragazzi. Un'altra cosa strana l'ho trovata anche, una cosa la posso dire, un arco con le frecce, quindi immaginate chi potrebbe essere. Pronto magari a linciare chi chiede molti selfie, forse? Può darsi, comunque sì, c'era un arco con le frecce. Va bene, grazie ragazzi, gentilissimi e luminosi come d'altronde tutti. Vi abbraccio e ci sentiamo tra un po'. Ciao ragazzi, siamo sempre qua in attesa di Santamaria. Però ne abbiamo trovato di meglio, capisci? Chi è Santamaria? Noi abbiamo Dario. Dario, un allievo provetto dell'Accademia di Recitazione di Taormina. Cioè, vi prego, guardatelo, togli gli occhiali. Ora ditemi, cioè, Mary Santamaria, ma che me ne frega? Giusto, Dario? No, dai. Come no? È bravo, Claudio è bravissimo. È bravissimo, su questo non si può dire nulla. Da Palermo a Taormina, quindi non hai avuto veramente tanta necessità di arrivare fino ad Hollywood, giochi in casa? Sì, sono dovuto solo andare in camera di Harvey Keitel, il famoso Wolf risolve i problemi, come io risolvo i problemi dei capelli delle mie clienti. Bene, perché ovviamente un hairstylist è anche uno psicologo, no? Riesce a risolvere qualsiasi problematica che abbiamo noi donne. Quindi, mentre per te, che esperienza, che hai pettinato, che emozione hai avuto? Beh, ieri siamo andati a pettinare Jeremy Renner, è stata una bella esperienza. Una persona molto simpatica, ci ha accolto nella sua camera e ci siamo dedicati al suo look. E poi abbiamo visto tantissime modelle, attrici, è stata una bella esperienza che la consiglio a tutte. Cos'è questa piega gloss, questo trattamento gloss? In cosa consiste?
La piega gloss è un servizio esclusivo di noi di Compagnia della Bellezza e consiste, ed è anche un marchio registrato oltretutto, consiste nel rendere i capelli sani, luminosi e profumati, e quindi con l'ausilio di alcuni prodotti solo di Compagnia della Bellezza ed una serie di pieghe particolari nostre, dal mosso curvo al liscio flu e altre pieghe. Non ce l'abbiamo fatta, non ci ha voluto, capisci? Non ci ha voluto. Che poi in realtà lui ci voleva, ma erano le sue manager, no, perché ci hanno visto che eravamo troppo fighi, troppo in gamba, troppo yeah, non facciamo le solite domande, senti, complimenti, sei un bravissimo attore, e allora ci hanno detto di no. E abbiamo pregato, Santa Maria, Madre di Dio, e non ce l'abbiamo fatta. Però ragazzi, cioè abbiamo Dario, vi abbiamo presentato Dario che fra 5 anni di Santa Maria, sai che quanti ce n'è. Alla prossima, ciao ciao! Ti pare che possa avere un rapporto con un parrucchiere? La mia spazzola riposa in bagno e aspetta il mio ritorno, anche è nuova.